Mister, è finalmente arrivata questa prima vittoria in casa, ma quanta fatica. Ma fatica perché se andiamo a vedere loro mi sembrano hanno subito con Goggi 32 gol, è una delle migliori difese del campionato. Poi a differenza delle altre gare dove schieravano una difesa a 4, oggi hanno schierato una difesa a 5, quindi poteva essere ancora più difficile tutti dietro la linea della palla, però nonostante tutto abbiamo fatto anche delle buone, non tantissime occasioni come col Viareggio o domenica, però le nostre palle gol per sbloccare la gara le abbiamo avute sia al primo tempo che poi anche al secondo tempo. Paradossalmente è proprio questa, diciamo, la cosa strana. Nella partita, diciamo, tra le ultime, nella quale la Massese ha costruito di meno, c'è stata la vittoria, la prima vittoria, lo ribadiamo, casalinga, della tua gestione. Come mai, secondo te? Cioè, c'è quasi una specie, come posso dire, di appagamento quando, un appagamento all'incontrario quando si sbagliano tante occasioni. No, diciamo che abbiamo anche un giocatore, diciamo, sulla strada del recupero che è Joé, che io quando sono arrivato ho sempre scommesso su questo ragazzo perché ha delle qualità, ecco, anche se ha qualche gara l'ha sbagliata, ma soprattutto perché a livello fisico non era in condizioni ottimali. Ora che sta un pochino meglio, si sta curando bene e insomma fa vedere belle cose, inizia a trovare il gol con continuità, soprattutto aiuta parecchio a giocare la squadra, quindi ecco, abbiamo ritrovato anche un giocatore importante che per noi è fondamentale perché con le sue caratteristiche non abbiamo altre soluzioni, quindi lui ci cresce da qui, continua a migliorare fisicamente, ci dà continuità nel gol, penso che sia importantissimo. Continuiamo, diciamo così, a essere abbastanza carenti sulle palle inattive, oggi praticamente mai pericolosi. Beh, Io rimarco sulle palle inattive perché ovviamente, l'abbiamo sempre detto, sono una fase importantissima, fondamentale del gioco del calcio. se è vero, oggi niente, ma domenica avevamo fatto due gol e te questo non l'hai sottolineato. No, 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 io l'ho ovviamente notato. Però devo dire anche che insomma c'è una variabile dipendente che è una Montecatini, direi senza voler offendere nessuno allo sbando. Allo sbando, sì, questo ti posso dare ragione. Però abbiamo fatto un bello schemino, palla a scavalcare che Remorini l'ha messa sul fondo, l'ha calciata indietro quando quel ragazzo di colore l'ha svirgolata e lì è mancato Scalini a chiudere l'azione. Ci proviamo, ci alleniamo, dopo a volte ti va meno bene, però a me l'importante è che non le prendiamo, poi noi abbiamo delle soluzioni ottime, anche se nessuno, non sulle palle inattive, ma durante la fase di gioco, quindi soddisfa questo. Oggi, ecco, ripeto, vedo la squadra crescere, vedo la squadra anche fisicamente abbiamo retto abbastanza bene con questo caldo, abbiamo spinto 90 minuti, questa è un'altra cosa importantissima. Ma da qui alla fine, se riusciamo a rientrare nei playoff, perché avere la squadra in salute è fondamentale, no? Per affrontare i playoff con questi caldi. E poi se riusciamo a trovare quella concentrazione nelle situazioni di non commettere errori ingenui di gol presi fino ad oggi, penso che possiamo ancora dire la nostra anche andando avanti nei playoff. Bene, i subentranti, soprattutto Amico che ha avuto diverse occasioni per andare in gol, diciamo, deve un po' migliorare la mira, però era sempre presente. Sì, un ragazzino che, ripeto, i nostri giovani mi piacciono tutti, perché si allenano con grande attenzione, grande applicazione, qualcosa sbagliano tipo Raimo ha fatto due o tre belle giocate, una soprattutto il primo tempo che poteva puntare la porta, invece ha calciato subito, ecco, quelli sono errori di inesperienza, però sono ragazzini che non gli puoi rimproverare nulla perché danno l'anima in campo, si allenano bene e poi si fanno anche le prestazioni buone. Infatti quando ha chiuso l'azione di testa è uscita di poco e lì poteva far meglio, però è un ragazzino che si applica e mi dà soddisfazione allenarlo. Domenica ha esordito Francesco Della Pina, oggi ha esordito Nicola Scrovi. Questo finale di stagione sta dando delle soddisfazioni anche ai ragazzi del settore giovanile della Massese.
Sì, diciamo Crovi oggi all'ultimo su Joe, potevo, ecco, se la gara magari era un pochino più tranquilla poteva essere utilizzato anche con minutaggio diverso, però il ragazzino è importante perché tecnicamente è molto bravo, ha una bella gambina, salta bene l'uomo, tiene bene la palla, quindi sono ragazzi che giustamente che si allenano con noi da tanto tempo e va data anche la soddisfazione di fare qualche presenza in prima squadra. Albissola che mette adesso due punti dietro la seconda, si candida sicuramente come la diciamo la squadra più indicata a vincere questo campionato in maniera direi assolutamente fuori da qualsiasi tipo di previsione. Sì, questo è il bello del calcio, perché magari le squadre più quotate o che hanno puntato sin dall'inizio alla vittoria del campionato sono venute a meno in un periodo importante. Il Sanremo è andata un po' in crisi nel periodo che le squadre devono vincere i campionati, è lì marzo-aprile, metà febbraio, marzo-aprile che si vincono i campionati. E in questo periodo il Sanremo, che aveva, non ricordo bene con precisione, ma 5-6 punti anche più di vantaggio, ha iniziato a andare un po' in difficoltà e invece è venuta fuori questi ragazzi dell'Albissola che hanno dato continuità alle vittorie e penso meritatamente se vincono, anche perché ancora hanno l'ultima gara importante a Serravezza, che è sempre in campo difficile da poter andarci a vincere, quindi però se continua a vincere così penso che merita la vittoria del campionato, perché non so oggi che ha fatto pareggiato oggi l'Albissola ha vinto, quindi penso che sono 10, 11, 12 vittorie consecutive, insomma, e quindi penso che va dato merito a loro. Hai menzionato la Serravezza, Pozzi, che però anche oggi ha perso, è una squadra che dopo la vittoria con la Massese ha veramente, diciamo così, ha avuto un andamento altalenante più tendente al negativo. Ma diciamo che secondo me quella partita è stata la nostra svolta negativa, perché in quella gara, come ripeto, ho sempre sostenuto e anche penso voi eravate d'accordo, insomma era una gara che dovevamo vincere, potevamo vincere, poi ovviamente quando sei lì in una zona tranquilla anche le sedute di allenamento è difficile tenere tutti sul pezzo nel periodo di aprile-maggio quando non hai più nulla da chiedere al campionato. Ecco, ovviamente oggi ha perso col Sanremo, no? se non ricordo male, quindi sì. Ecco, ci può anche stare perdere col Sanremo, però noi pensiamo a noi, pensiamo a già domenica all'Argentina, che è vero che sono penultimi, però dobbiamo essere bravi come oggi, come domenica, come le ultime gare, essere pronti a vincere subito la gara, questa gara qui. A proposito proprio di Arma di Taggia di domenica prossima, la Real Forte Querceta non ci ha pensato su tanto e ha chiuso il primo tempo sul 3-0, quindi ha chiuso la pratica all'inizio, una cosa che la Massese non ha quasi mai fatto, soltanto nella trasferta di Scandicci. Bisogna probabilmente lavorare un po' sulla testa dei giocatori in maniera che partite come quelle per esempio di domenica o anche quella di oggi vengano affrontate con un piglio diciamo più spregiudicato in inizio gara, perché se no dopo succede per esempio come oggi che la squadra, ancorché tecnicamente, tatticamente e di qualità sicuramente inferiore alla Massese, può tenere la partita in bilico fino all'ultimo. Sì, però ripeto, io do anche merito agli avversari, perché onestamente si difendevano i 5 più 3 centrocampisti tutti dietro la linea della palla, non è semplice costruire con continuità azioni di gioco, però penso abbiamo anche rischiato pochissimo, quindi io per quanto riguarda la mia gara sono soddisfattissimo, poi per quanto riguarda la gara di domenica sono d'accordo che dobbiamo essere subito bravi a sbloccarla, a chiuderla e giocare con tranquillità la gara, ecco, non prenderla con superficialità o con convinzione che siamo più forti e vinciamo, ecco, andare lì come abbiamo fatto a Scandicci, a Montecatini. Grazie. Prego.